Io posso. Sei stato all'agenzia di Carlo Capello. Ah, adesso finalmente... Ti sei impiegato. E come no? Ah, meno male, viva Dio. È vivo, è vivo. È viva. Ah, dimmi un po', si può sapere che mestiere hai trovato da fare? Tre preti. Sei andato a finire in canonica? Con tre preti? No, tre, io adesso ho tre preti. Come tre preti? Ma cosa vuol dire? Spiego, questo, quest'altro... Vuoi dire interprete? Ah, tu l'interprete! Senti, ma lo sai che per farmi interprete bisogna conoscere le lingue? E dove andresti a farmi interprete? Dovresti andare in Grecia. Tu in Grecia? Ma fammi piacere! Ma sei una donna. Ma perché non vai solo? C'è la donna che fa... No, io dovevo andare in Grecia a fare questo interprete. Gli interprete? Questa guida... Ho capito, ma c'è una donna. Ma c'è una donna? È la ragione. Dove vai a fare l'interprete? Ma vorrei dire forse... Macedonia? Ma come parte? Ma spiegati! Scusami un po', ma cosa vai a raccontare? L'antica, vada a dire tutta la storia delle... Che qui è morto Tizio, sì. Qui è nato Caio, sì, qua... Perché tu c'hai una cultura ellenica? Tu ce l'hai? Dico a te se ce l'hai! Mica vado a farmi interprete! Ma come vai a farmi interprete? C'hai una cultura ellenica? Ce l'aveva, poi l'abbiamo venduta a casa. Che cosa? Quella cosa là. La cultura ellenica? Sai cosa vuol dire? Ma perché tu sai parlare di quei personaggi lì? Ma fammi piacere, ma fammi ridere! Hai mai sentito parlare di Tucidide? E di Eschilo? Ma sai chi sono? Eh? E Euripide, hai un'idea di chi è? Quelli? Sì. Io li ho visti. Come dici? Ma cosa dici? Come va? Poi ognuno se ne è fatto gli impatti su. Ma fammi piacere, ma... Ma perché tu è Eschilo e Sofocle? Ma ne hai sentito parlare almeno? Come no? In un cinema di periferia. In un cinema? Cos'era, un film? Da una maschera. Tu che parla la cultura, quella sapeva tutti questi nomi. Ma fammi il piacere, ma com'è possibile una maschera conoscere la cultura ellenica? Ecco, come non te lo dico io. Ma fammi il piacere. È successo che una signora ha acceso un fiammifero. E beh? Ha acceso la sigaretta, ha buttato il fiammifero sotto la sedia. E allora? La sedia ha preso fuoco. E allora? E questa si è messa a dire tutti questi nomi qua, la maschera. Come si è messa a dire questi nomi? Quali nomi? Quando il fuoco ha picciato le sedie, questa ha gridato... Eschilo, signori, che qui si Sofocle. E tu stai attento a scendere per quelle scale Euripide, se no cadi e tu uccidi. Vai via!